Sabato 19 novembre. Per tutta la notte ha piovuto, invece oggi c'è davvero una bella giornata. E con Renato ce ne andiamo a pesca, qui a Calapiro. Soffia un forte vento di scirocco. Quello che doveva fare a settembre lo sta facendo ora. La natura è davvero imprevedibile. Inizio nel sottocosta, un po' per rompere il fiato e per vedere cosa gira. Il sottocosta è deserto, non c'è neanche un minimo di mangianza e così prima di arrivare alle monachelle provo in profondità. Giù alla mia destra vedo alcuni grossi lucci di mare passare, che indifferenti vanno via. Davanti alle monachelle faccio un altro tuffo per controllare gli scogli in ombra e l'orizzonte subacqueo. Dopo le monachelle la costa forma un'ansa, anche il fondo degrada più dolcemente e mi avvicino a dare uno sguardo. Lascio perdere il sottocosta, oggi proprio non dà, anche se le condizioni sembrano ideali, e riprovo un po' in profondità.
Arrivo al limite del mio percorso. Ora devo incominciare a rientrare. E continuo a pescare seguendo la caduta della frana. E finalmente la mia fatica dopo 2 ore e mezza viene premiata. La pesca continua, l'orata mi ha ridato l'ottimismo e continua ad agguatare usando la gravità. Al terzo tuffo, dopo la prima orata, ho preso anche questa. La sua specchiata nel fondo era inconfondibile. Rientro verso riva. In questo punto l'acqua è più sporca per la presenza della sabbia sulla base della frana e vedo un bel pizzuto. Dopo il pizzuto, proprio davanti alla punta, faccio un'altra discesa, essendoci molta più corrente e una visibilità più ridotta. Sulla mia sinistra c'è un grosso masso che forma un'aguglia e stranamente le occhiate che sono sulla mia destra si appallano venendomi incontro. Faccio un secondo tuffo alla base dell'aguglia. Le povere occhiate avevano ragione di scappare.
Il mare è davvero imprevedibile. In mezz'ora ho preso un pesce dopo l'altro. Un doveroso tributo al mare della mia isola, dove quando lui vuole tutto è possibile. Incomincio a rientrare, spinto dall'onda lunga di Scirocco, verso Calasinzia. Ogni tanto mi fermo ad osservare questi panorami, perché il mare non è solo pesca. Finalmente arrivo qui a Calasinzia, con mezz'ora d'anticipo sulle 5 ore previste, e cerco Renato. Renato è lì ad aspettarmi e significa che tutto è andato bene. Un'altra giornata al mare sta finendo. Vivere il mare è bello, ma tornare a casa da chi ci aspetta è sempre la cosa più importante.